a te e a tutti, ciao, e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio su The Sims 4. Perfetto ragazzi, quest'oggi torniamo a trovare i nostri Giocherina e Rodrigo, che sono degli adolescenti. Avevamo visto l'altra volta e avevo chiesto aiuto per quanto riguarda, ragazzi, fargli fare i compiti. E per fortuna molti di voi mi hanno detto di aprire l'inventario e appunto di trovare qui il libro per fargli fare i compiti. Perfetto, glieli farò fare subitissimo ragazzi. Dopodiché, appunto, sempre qualcuno di voi mi ha detto che sarebbe il caso di fargli trovare un lavoro. Anche se sono adolescenti, possiamo fargli trovare un lavoro part time e quindi si andrebbero ad accomodare la scuola e il lavoro. Così intanto continuiamo a raccogliere soldini, che direi che è una cosa abbastanza importante. E intanto ragazzi, li ritroviamo entrambi a disagio. Ma che cosa meravigliosa! Infatti Rodrigo vuole diventare fiducioso, guarda caso, e vuole comprare una lavastoviglie. Ma perché? Ma se non lavi mai i piatti, Rodrigo, perché dovremmo farlo? E lei vuole ancora fare aeromanzia. Devo, ragazzi, fargli sviluppare il rapporto, perché questi due si devono fidanzare, si devono sposare. Dobbiamo far ruotare tutta la nostra storia su The Sims attorno alla loro relazione. Allora va bene, non perdiamo più tempo ragazzi e facciamoli fare immediatamente i compiti. Fare i compiti è importante per ricevere dei bei voti, vabbè, ovvio. Quindi fai i compiti per favore. Ok, è lo stesso Giocherina. So che lei ha voglia di videogiocare, vuole giocare, ma i compiti e lo studio prima di tutto. Per cui fai i compiti e andiamo ragazzi in game. Lei infatti sta giocando, ma adesso le dirò di smetterla. Guarda Rodrigo, guarda Rodrigo e prendi esempio. Ok, sta andando a sedersi pure lei. Sì, però ragazzi, si sono seduti vicini, ma che tenerezza. Sì, però dovete fare i compiti, non vi perdete in chiacchiere, per favore. Rodrigo, so che c'hai voglia, lo so, ma fai i tuoi compiti, minchia. È così che fai i compiti tu? Ah, beh, meno male. Che tenere, si sono seduti vicini, cioè vedete, c'è un rapporto di odio e amore fra questi due, ma com'è possibile? Intanto vediamo un attimo come state messi a bisogni. Fa che l'energia di Rodrigo si sta dimezzando pian pianino e invece Giocherina è messa abbastanza bene. Dai, l'igiene sta calando, ma siamo ancora comunque in tempo. Dopodiché, adesso che ragazzi finiranno di fare i compiti, perché è assolutamente importante, direi che faremo trovare un lavoro ad entrambi. E dovrei soddisfare qualcuno di questi bisogni, perché insomma, di sto pazzo ragazzi si suicidano nel cioè qua c'è ancora la crostata di frutta, la torta di frutta, quello che è, che faceva schifo, ha fatto schifo ad entrambi. Devono andare bene a scuola ragazzi, questi devono diventare due persone di successo. Oh, insomma, appena guadagneremo qualche altro simoleon, qualche altro dollaruzzo, vedremo di comprare uno stereo, di comprare qualche strumento, eccetera, eccetera. Su, che fra un po' avete finito, su, un po' di coraggio. Giocherina è soddisfatta finalmente. Ok, prova qualcosa e vedi che succede, perché prova sentimenti particolari intensi. Potremmo combinare qualcosa fra i due. Giocherina tanto ha quasi finito. Vediamo se riusciamo a fare aeromanzia. Appena finisci di fare i compiti, ovviamente. Eppure lui deve finire. Minchia, fra un po' gli passerà sta cosa di che cosa. Siwakemba? Avete finito? Compiti finiti. Perfetto, meno male. Penso che pure Rodrigo ormai abbia finito. No, lui non c'ha voglia di fare romanzia, ma che seriamente. Giocherina ci sarà rimasta malissimo. Ok, hanno entrambi finito i compiti. Ma state andando a fare romanzia? Penso di sì, perché qualcuno di voi l'altra volta mi ha detto: guarda che stavano andando a fare romanzia. Non so cosa significhi esattamente. Ragazzi, è ispirata finalmente. Allora, che cosa puoi fare? Proponi un piano folle. Esercitati nella programmazione mentre lui è ancora a disagio. Ragazzi, mizzica, non capisco perché vuole diventare fiducioso. Dai, che gli sta a passare il disagio. Dai, insieme a Giocherina te passa tutto. Lo sappiamo, ragazzi. Voi dovete entrare più in confidenza. Ma questi, se non c'hanno il letto matrimoniale, dove lo fanno? Questo è un bel dilemma. Dovete imparare a convivere. Così vi posso comprare. Ah, finalmente è diventato ispirato e vuole preparare una porzione multipla. Scatta una foto insieme. Altre scelte, qualcosa di un po' più romantico magari. Chiedi se è single. Dai, proviamoci ragazzi, proviamoci. Vediamo se riusciamo a far sviluppare un pochino di rapporto fra sti due. Ok, basta, chiedi se è single. Buttati Rodrigo, buttati. Devi rischiare nella vita. Vediamo cosa succede. Parna quab dufa?
Samba! Ok, Rodrigo ha preso che Giocherina è single. Perfetto! Aspetta, lei voleva proporre un piano con l'acqua a qualcuno. Facciamolo. Vediamo cosa succede. Borbiso. Capiuno. Oddio, lei ha fame, attenzione. Se Giocherina ha fame diventa irritabile. Sta andando a cucinare, però lui voleva cucinare una porzione multipla, giusto? Per cui, vediamo un po', cucina. Ok, facciamo formaggio grigliato, formato famiglia. Perfetto, è lei che stava andando a fare a cucinare, vero? Allora, no, non mangiarlo! Non mangiarlo, Giocherina, non farlo! Hanno lasciato i libri da scuola qua. Butta questo, butta! Ripulisci. Sì. Adesso ci pensa Rodrigo, tu stai tranquilla. Penso di aver capito giusto, no? Ok, sì. Sì. Rodrigo ha appena acquisito la capacità di cucinare. Ma è possibile? Non abbiamo un cestino in casa. No, devo comprare. Ce l'abbiamo il cestino. Ma perché non butta lì la roba? Esce. Butta tutta sta schifezza. Buttala. Ripulisci pure quello dopo. Mi raccomando. Intanto Rodrigo qua sta a cucinare. Speriamo non mandi a fuoco la casa perché non abbiamo l'allarme antincendio. Mi raccomando. Fatto sta che qua non è stata soddisfatta la cosa. Ok, adesso sì. Perfetto, vai Giocherina che fu che cucina. Ha preparato il formaggio grigliato. Penso che quello abbia ovviamente la priorità. Perfetto, va a mangiare su. Che fa Rodrigo l'impalato? Mangia in piedi? Ma seriamente, siediti a mangiare. Perché ride da solo? Giocherina intanto... c'ha sonno, porca vacchetta miseria. Che ora è? 21:55. Io direi di farli andare a dormire, ragazzi, presto. Adesso è finita di mangiare, magari la faccio andare in bagno. E poi la faccio andare a dormire. Ok, direi che li abbiamo organizzato un attimo il tutto. Questo lo chiudiamo un secondo, oppure lui finirà di mangiare, credo. E pure lui ha bisogno di dormire ormai. Dobbiamo vedere, ragazzi, scommettere chi finirà per primo e chi userà per primo il cesso e chi andrà per primo a dormire, perché qua sono abbastanza lentini. Ok, ha finito prima Rodrigo, ragazzi. C'è Rodrigo la precedenza, speriamo non caghi perché sennò intossica tutto. Ok, sta semplicemente facendo la pipì. Bene. Intanto Giocherina è ancora lì che mangia, proprio una flemma, una calma. Voleva guardare la trasmissione di cucina. Effettivamente Rodrigo, ragazzi, a Rodrigo piace cucinare nella vita reale, quindi è abbastanza tutto giusto. Che sta facendo? Che stai facendo? Giocherina, ti ho detto di andare in bagno. Brava, vai in bagno e poi a dormire. Non mi piace che lasciate i piatti in mezzo, per niente. Però ve la faccio passare per buona, perfetto. Rodrigo è andato a dormire. E fra un po' ci andrà anche Giocherina. Tanto siamo a lezione fra 10 ore, ragazzi. Direi di fargli organizzare la giornata un attimo così. Poi quando torneranno gli farò trovare un lavoro part time a entrambi. Intanto ripuliremo un po' sto casino. Va bene Giocherina, io ti auguro buonanotte. Dovremo, ragazzi, fargli fare ancora più amicizia per farli dormire insieme, perché così si fa. E Rodrigo è soddisfatto e va a lezione fra 2 ore, per cui ti consiglierei di prendere una porzione di questo e Giocherina idem, anche se non credo che abbiano tutto sto bisogno di mangiare. Anzi, sì, Giocherina, sì, mizzica, prendi pure tu una porzione di questo. Poi preparate, ragazzi, per andare a scuola, qua si riga dritto, non si salta un giorno, a meno che non state morendo. Ok, immagino... lei si fa sedere vicino a lui. Ma dai, ditemi se non c'è del tenero fra i due. Così stringe... le ho messo le pantofole conigliose. Sì, divertente con Rodrigo. Qua comincia a nascere del tenero. Rallegra. Vediamo un po' se riusciamo a soddisfare pure questo desiderio. Eppure Rodrigo è felice. Cioè, ragazzi, vedete che... sono... Ok, Giocherina andrà a scuola fra un'ora, ovviamente. Va bene, fra un'ora, ragazzi, dovete andare, mi raccomando. Perfetto. Ok, Giocherina ha acquisito abilità di carisma, così tornate a caso, ha soddisfatto la sua... No, sì, divertente no. Allora, Rodrigo, adesso immagino che andrai a lavare il piatto in bagno, vero? Come facevo a saperlo, non lo so. Fatto sta che dovete prepararvi. Intanto, fra un attimo dobbiamo andare a scuola. Giocherina, pure tu ti dovresti preparare un secondo, eh. Vedi che Giocherina cerca sempre, Rodrigo, ci sta poco da fare. Guarda un filmato buffo. Te devi preparare! Giorno, dai! Non perde tempo, dobbiamo andare a scuola, giusto adesso. No? Rodrigo sta già andando?
Sì, perfetto. Giocherina? Molla questo. Ok. Perfetto, Rodrigo è andato e Giocherina sta per lasciarci, ragazzi. Perfetto. Quando torneranno, vediamo di trovargli un lavoro degno. E di lavorare un po' di più su questa relazione. Lascia la scuola in anticipo. Wow, possiamo addirittura... Studia sodo. A Giocherina io dico studia sodo. A Rodrigo... Idem, stringe amicizia, là, visto che lui è un sim socievole. Oddio. Giocherina, attenzione, Rodrigo puzza i piedi. Fermi tutti. Denaro nel bagno. Durante una pausa, Giocherina vede dei soldi appoggiati sul lavandino in bagno. Deve metterli nel suo armadietto per tenerli al sicuro o consegnarli subito al preside. Non sapevo si dovessero fare pure ste scelte. Oh, cavolacci. È vero, abbiamo bisogno di soldi, ma noi siamo persone oneste, ragazzi, per cui direi consegnarli. Va. Il preside apprezza il coraggio che ci è voluto per portargli i soldi e poi si lancia in un discorso di 20 minuti sull'onestà e l'integrità. Giocherina si perde nei suoi pensieri a metà, ma il preside insiste che l'insegnante ne assegni dei crediti extra per la sua civiltà. E vai! Aumento del rendimento! Perfetto, ragazzi, vedete che fare buone azioni ripaga. E vi stavo dicendo che Rodrigo puzza i piedi. Non va bene. Eppure Giocherina puzza i piedi. Vabbè. Oh, merda, Giocherina annoiata. Oh... Triste, ma no, non mi ti puoi rattristare a scuola. Fingi amicizia, rallegrati un attimo, fa qualcosa. Stanno per tornare a casa, attenzione, eccoli qua. Allora, Giocherina ha incontrato Arianna a scuola, però oggi Rodrigo ha finito con la scuola. Il suo lavoro è soddisfacente, ma gli insegnanti pensano che potrebbe migliorare facilmente solo se impegnasse un po' di più. Tipico, ragazzi. Allora, che vuole fare Giocherina? Che c'hai? A parte che puzzi di piedi, per cui ti consiglierei prima di tutto di fare una doccia. Anzi, posso fare una doccia tipo... riflessiva, calda e sensuale. Va benissimo, Giocherina. Fai una dolce cassa. Madonna, ma perché sono sempre così a disagio? Trascuratezza. Lo so, ragazzi, dovete avere un attimo di pazienza. Che altro te posso far fare? Che vuole vedere un programma di cucina? Guarda, un programma di cucina. Ah, accesso pubblico civico. Ma porca vacca. Dov'è? Eccolo qua. Guardati questo, così almeno ti soddisfi. Giocherina è lì che si dispera nella doccia. È annoiata. Che vuole fare? Vuole fare un pisolino? Esercita nella programmazione, immagino che dovranno anche fare i compiti. Allora, prima di tutto direi di ripulire questo schifo. Perché, cioè, ragazzi, non possiamo assumere ancora una domestica, non siamo ancora così ricchi, per cui bisogna avere pulizia. Speriamo che esca un po' flirtante dalla doccia. Madonna, forse ho fatto male a Daia pessimista qua. Chiacchiera con Giocherina, lo so che sei a disagio, un attimo di pazienza, c'ho pure fame, porca miseria. Allora, cucina, voleva cucinare qualcosa? Sì, malizioso, sì. Vostra passata è un pacchetto, vai, formato famiglia, vai, fai qualcosa di utile alla società. Intanto Giocherina finisce, ci mette una vita, Dio santissimo. Bisogna divertirsi, ha fame, basta, quante cose deve fare. Sì, sì, dai, smetti di disperarti, su. Perfetto, intanto che Rodrigo cucina, noi mettiamo un attimo a posto e poi cerchiamo un lavoro. Ok, Giocherina, so che hai fame, so che vorresti fare un pisolino, ma io direi che è il caso di cercarsi un lavoro. Ok, intanto sta ancora finendo di cucinare, facciamo in tempo, dai. Ci troviamo un lavoro part-time, ovviamente. Mizzica, dalle 18 a mezzanotte. Cavolacci. 33 simole a una ora. Wow, barista. Ragazzi, fare la babysitter. Sono 5 giorni a settimana, però cavolo. Ti pagare per giocare con i bambini, bla bla bla. Direi di accettare. Ok, perfetto. Abbiamo... Ah, minchia, allora ce li abbiamo i compiti a casa. Sì, allora, il lavoro l'abbiamo trovato. I compiti a casa qua non ce li ho. Ah, forse... Ah, sì, devo fare direttamente questi, perfetto. Fai i compiti anche... No, aspetta, fai i compiti no, un paio di palle. C'ha fame, ragazzi, sta morendo di fame. Direi di prendere una porzione. Togli Rodrigo da qua in mezzo. Lascia i compiti adesso. Rodrigo, pure tu, perché sei in piedi? Perché... So che ti senti puzzolente e schifoso, ma pure tu devi fare i compiti. Mangia, cavolacci. Ok, sta mangiando, ragazzi, con voglia zero proprio. Cioè, c'ho già i Sims depressi, siamo a posto. Poi ti direi di farti una doccia e ci tocca fare i compiti. Ok, Giocherina, pure tu, datte una mossa. È annoiata a morte. Ok, Giocherina, perlomeno adesso è soddisfatta. Però dopo ti toccherà fare i compiti. Non so se ti sentirei ancora così tanto soddisfatta. Come siamo messi a fame? Bene, molla il cibo, molla e vai a farti la doccia che puzzi di piedi a peste. Vai, 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 magari la doccia ti fa sentire bene.
Doccia calda e sensuale. Giocherina, 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 mia cara, fame è messa abbastanza bene, ma dopo ci tocca assolutamente fare i compiti. Basta mangiare, dai! Oh, Rodrigo almeno è diventato giocoso, dai! Tanto giocherina fa i suoi compiti. Babysitter, vabbè, dobbiamo andare al lavoro fra 5 giorni. Perfetto, dobbiamo far trovare un lavoro anche a Rodrigo, ragazzi. Non ci abbiamo tempo di concentrarci su questa relazione, ma ci rendiamo conto. Pure tu devi trovare un lavoro. Dai, molla la doccia, molla il piattino e andiamo subito a trovare un lavoro, eh. Oh, vediamo che possiamo fargli fare. Mizzica, ragazzi, questo... Ah, però dalle 7 alle 12. Non posso, se no non può andare a scuola. Dobbiamo trovare un altro orario di notte, ragazzi, ovviamente. Per cui questo commerciante al dettaglio direi che va benissimo. Lunedì e la domenica, 33 simole una ora, va benissimo, perfetto. Ecco fatto, yuhuu! Bene, giocherino mi dispiace... Sì, giocherino. Rodrigo, mi dispiace, ma ti tocca pure a te fai i compiti. So che... Il divertimento ti è calato parecchio, ma muoviti. Ok, giocherina sta per finire i suoi compiti e direi che possiamo farla giocare un pochettino. Ok, lei li ha finiti, Rodrigo, e tu ancora no. Mi dispiace, Mizzica, sono già le 9 di sera. Cioè, ragazzi, in questo modo non posso farli concentrare tanto sulle loro aspirazioni, eh. Ok, meno male. Prepara un pasto, ce l'ha questo prepara un pasto. Chi prepara un pasto pulisce pure però. Io ragazzi volevo provare, cioè a far... Guarda come si guardano. Giocherina che lo guarda, non smette di fissarlo. Devo far provare a succedere qualcosa fra di loro, ragazzi. Rodrigo, ci devi provare. No, 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 aspetta, è presto per andare a letto. Lo so che c'hai sonno, ma ci devi provare. Esprimi ammirazione, vediamo cosa succede. Giocherina, molla i videogiochi. Si deve parlare seriamente. Ok, e lei, complimento sincero. E lui le dirà complimento sincero, magari si innamorano, dai. Vediamo poi che altro possiamo fare. Abbraccio, 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 abbraccio. Oddio, oddio, oddio. Vipepto. Oh, che fortuna, ragazzi, meno male. Romantico. Flirta. Ci provo, mi azzardo, vediamo se lei ci sta. C'è stata per me tu. Chiedi del fighi fighi. Voglio andare a dormire. Vabbè, ragazzi, allora direi che per oggi ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. Li abbiamo fatti andare a scuola, li abbiamo fatto trovare un lavoro e stiamo cercando di stringere un pochettino di più questa relazione che deve nascere e deve crescere. Se avete dei suggerimenti da darmi, ragazzi, su cosa da fargli fare, che ne so, cose che magari a me sono sfuggite, eccetera eccetera, mi raccomando, lasciatemelo in commento. Grazie a tutti, un bacione e a te, a tutti, ciurma la giochirina. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.